Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Abbiamo iniziato la Quaresima, questo tempo che la Chiesa ci dona come un tempo di grazia per avvicinarci a Dio e per un cambiamento positivo della nostra vita alla sua luce. In questa rubrica vi presento delle immagini che abbiamo girato in Russia quest'estate con il pellegrinaggio diocesano. Siamo stati a San Pietroburgo e a Mosca in dialogo con la Chiesa ortodossa. Immagini molto belle e interessanti, vi invito a non perderle. Come sempre la rubrica termina con la buona novella e buona visione. Quando si sente pronunciare la parola Russia, la mente si popola di incantevoli scenari che vanno dall'Europa all'Asia con le mille sfaccettature. Dal 10 al 15 luglio del 2014 un gruppo di persone della diocesi di Sulmona-Valva si sono recate in pellegrinaggio in Russia per conoscere una terra ricca di storia, di cultura, di tradizioni, ma soprattutto per aprire un dialogo con il mondo ortodosso. La prima tappa del gruppo è a San Pietroburgo, una città magica dal fascino indescrivibile fondata per volere di Pietro I il Grande il 27 maggio 1703. Il fiume Neva, con lo sbocco sul Mar Baltico, ha contribuito in gran parte a determinare l'aspetto della città, che con i canali e le forme architettoniche che si sono susseguite nel tempo ne fanno una delle più belle città. Attraversiamo la bellissima via principale di San Pietroburgo, detta Prospettiva Nevsky, per raggiungere l'isola di Vassilievskiy. San Pietroburgo ci accoglie con una bella giornata di sole. Siamo qui sull'isola, l'isola così antica, si vedono i ponti, si vede il fiume Neva e il grande faro. Lasciamo alle nostre spalle la colonna rostrata del 1805-1810 per recarci nella grande piazza del Palazzo dell'Ermitage. Il maestoso palazzo d'inverno, residenza degli zar della dinastia Romanov, costruito sulle rive del fiume Neva nella metà del 1700 in stile del barocco russo, che si distingue per la sua dinamica architettonica e per le sue forme espressive, è un quadrangolo chiuso con un imponente cortile d'onori all'interno. Accoglie opere d'arte di inestimabile valore e le collezioni di Caterina II. Dopo aver pagato il biglietto, entriamo nelle sale. La sala del trono cattura la nostra attenzione e ci fa rimanere estasiati di fronte a tanta bellezza. La sala del padiglione è un bel esempio dello stile eclettico, con l'abbondanza di luci, di scintillio dei lampadari di bronzo con dei ciontolini di cristallo, i mosaici e i parquet pregiati.
la sala ospita l'orologio del Pavone, una delle curiosità del Museo Hermitage. È opera del famoso orologiaio inglese del 1700 James Cox. Entriamo nella vasta sezione dell'arte, ammiriamo i capolavori del pittore olandese Rembrandt. Ci troviamo qui a vedere uno dei dipinti più belli di Rembrandt, il padre misericordioso. È il padre che accoglie il figlio prodigo spentaccione che ritorna a casa, la bellezza dei colori, il buio e la luce di Rembrandt. Questo padre che ha un volto tenero e mite, che riaccoglie questo figlio che si è perduto, che è vissuto da dissoluto. Le mani sono un capolavoro, si vede la mano maschile e la mano femminile, la mano che dà forza e coraggio, ma anche la mano della tenerezza che abbraccia e ridà forza. In questo quadro possiamo vedere ciò che è la bontà di Dio, eterna è la sua misericordia, Dio non si stanca mai di perdonare. E Rembrandt in questo dipinto ha voluto riportare questa parabola. Sappiamo che Gesù parlava in parabole, la parola parabola da parabolè significa parlare con paragone, parlare con degli esempi, cioè con semplicità in modo che tutti potessero capire. Non è solo la storia di un padre con un figlio, ma è la storia di Dio con tutti quanti noi. Dio che sull'uscio di casa ci aspetta e quando noi torniamo ci dà quell'abbraccio che dà coraggio e forza per il futuro, ma dà anche tanta tenerezza e consolazione, perché la nostra vita vissuta nel peccato è una vita persa. Rembrandt così ha saputo raffigurare questa parabola nella bellezza artistica del colore, dei lineamenti, del grande significato. Vediamo questo figlio con i piedi scalzi, con il vestito logoro, ma anche questo padre che lo sa rivestire di nuova dignità, di bellezza, di grandezza, veramente come figlio di Dio. La bellezza delle opere d'arte lascia incantati. I tanti capolavori degli artisti italiani si susseguono uno dopo l'altro, da Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Perugino, Filippo Lippi, Botticelli. Altro capolavoro di Raffaello in questa pinacoteca è la Sacra Famiglia. Vediamo la bellezza di Maria, del bambino e di Giuseppe. Giuseppe che guarda con un'aria un po' sommessa, ma questa madre, sguardi che non si incrociano, ma la bellezza di questo bambino che è il Redentore del mondo e Giuseppe ne è il custode. Anni fa si metteva in evidenza la bellezza e la grandezza della Sacra Famiglia che ancora oggi è l'icona per le tante famiglie. Le sale si susseguono una dopo l'altra con i tanti capolavori di bellezza artistica che lasciano senza fiato i colori dei dipinti, le sculture in marmo nella perfetta armonia delle forme. Siamo di fronte al capolavoro di Rubens, pittore fiamminco, fine 500-600, Gesù deposto dalla croce. È qualcosa di incredibile questo dipinto, perché è quasi una discesa ma anche ascesa, anche il volto delle donne e questa lacrima sul volto che scende di fronte a quel mistero di amore del Figlio di Dio morto sulla croce per la nostra salvezza. L'Hermitage vanta una delle più prestigiose collezioni al mondo di arte francese moderna e contemporanea, Matisse, Gauguin, Cézanne. La sala di Malachite cattura il nostro ultimo sguardo carico di meraviglia prima di scendere lo scalone di gala. Lasciando l'Hermitage ci accoglie la grande piazza con uno splendido sole.
continuando il nostro cammino, ammiriamo la bellissima chiesa della Risurrezione o San Salvatore sul Sangue, in stile architettonico chiamato neorusso. Venne eretta sul luogo dove il 1 marzo del 1881 l'imperatore Alessandro II fu ferito a morte da un attentatore. A ora di pranzo restiamo muti come pesci, facendo un grande atto di fiducia di fronte alle carote in brodo. Continua la nostra visita a San Pietroburgo con una fugace sosta in Piazza del Senato, dove è collocato il monumento a Pietro il Grande, il cosiddetto Cavaliere di Bronzo, una imponente scultura con un enorme basamento. Mentre attraversiamo la città, in lontananza dietro le mura della fortezza, vediamo la chiesa di San Pietro e Paolo con il campanile dorato slanciato verso il cielo. Giungiamo finalmente davanti alla monumentale cattedrale di Sant'Isacco, il cui inizio di costruzione risale al 1818, con la cupola dorata per la quale furono utilizzati 100 chili d'oro. L'imponente chiesa che vediamo è stata dedicata a Sant'Isacco, protettore di San Pietroburgo. Questa chiesa, dedicata a questo santo monaco bizantino, nel periodo del comunismo è stata sconsacrata ed è qui che è stato realizzato il Museo dell'Ateismo, proprio per negare l'esistenza di Dio. Ma dopo il comunismo è rinata, è rifiorita ed è frequentata. Continuando la visita alle chiese ortodosse, veniamo attratti dalla bellezza del colonnato della cattedrale di Nostra Signora di Kazan, la seconda per grandezza e importanza. Venne costruita a seguito della vittoria riportata dalla Russia contro Napoleone. La cattedrale di San Pietroburgo è dedicata a Nostra Signora di Kazan. Qui c'è un'icona, non è quella originale ritrovata nel 1500, ma è una copia che qui da anni ed anni viene venerata. Il popolo vi si reca, prega e guarda alla Santa Madre di Dio che presenta il Figlio Salvatore del mondo. Nella tradizione ortodossa questo è un luogo così importante di forte fede e devozione. Le nostre giornate sono scandite da momenti di preghiera. Ci rechiamo nella Chiesa Cattolica, la più antica della città, risalente al 1716, dedicata a Santa Caterina d'Alessandria e riconsagrata nel 2008. È qui che celebriamo la Santa Messa e preghiamo per l'unità dei cristiani. Non poteva mancare a San Pietroburgo una sosta nella Piazza delle Belle Arti, dove è collocata la statua del famoso poeta, scrittore e drammaturgo dell'Ottocento, Alexander Sergeevich Pushkin, considerato il fondatore della lingua letteraria russa. Dalla Piazza delle Belle Arti ci richiamo a visitare la Via Rossi, una delle più belle scenografie architettoniche della città, lunga 220 metri, con edifici ai lati altri 22 metri, che si raccordano con il Museo di Storia del Teatro. Per recarci a celebrare la Santa Messa nella Chiesa Cattolica della Dormizione della Betavergine Maria, al cui lato è annesso l'unico seminario della Russia, ammiriamo la Cattedrale Ortodossa della Trinità. La data di costruzione è del 1827. Le stelle in bronzo che decorano la grande cupola blu della Cattedrale della Trinità, alta 80 metri, e le altre sembrano il cielo posato sulla terra. San Pietroburgo, simile a una collana preziosa, è circondata dalle città satelliti, dove sono situate le famose residenze estive degli imperatori russi.
La residenza di Peterhof è un insieme architettonico grandioso di palazzi e giardini. Dalla terrazza godiamo un panorama spettacolare del parco con la grande cascata, due più piccole e numerose singole fontane. Al centro di questa immensa composizione simmetrica è situata la grande cascata, ornata di sculture in bronzo dorato e fontane. Colpisce per la sua fantasia e grandiosità. Le tante statue e bassorilievo, oltre al ruolo decorativo, in forma allegorica simboleggiano le vittorie della Russia e le acque, la conquista del Baltico. Al centro della grande cascata è situata la fontana di Sansone che spalanca le fauci di un leone. È piacevole camminare lungo i viali e ammirare le tante fontane con zambilli mozzafiato, fino ad arrivare ad una spaziosa veduta sul mare. Il cammino continua, sembra di esserci tuffati in un passato ricco e spensierato, dove ci divertiamo a vedere le persone che passano sotto la fontana che all'improvviso getta acqua, suscitando risate in chi guarda e doccia fredda per chi vi passa sotto. Al suono della banda, con i caratteristici costumi, lasciamo alle nostre spalle la bella residenza estiva degli zar, Peterhof. Di rientro a San Pietroburgo, visitiamo la chiesa di San Nicola Marino, patrono dei marinai. È uno dei più noti monumenti dell'architettura barocca a San Pietroburgo, a cinque cupole dorate con la facciata bianca e azzurra, con tanti elementi decorativi. San Pietroburgo è la città che si affaccia sul mare, la città con i canali e con il fiume Neva. È qui che i pescatori, è qui che i marinai, i naviganti vengono a pregare. È una chiesa molto importante perché durante il periodo del comunismo è rimasta aperta, a differenza delle altre che sono diventate museo dell'ateismo e luoghi di mercato. Ma questa chiesa è rimasta aperta ad indicare la sua importanza. Si venera, come dicevamo, San Nicola Marittimo, San Nicola di Bari. C'è una interessante icona all'interno e anche una reliquia del santo. È qui che è stato per tanto tempo il patriarca di questa chiesa ortodossa. È molto frequentata dai fedeli e c'è una grande devozione a questo santo. All'interno, dopo un momento di raccoglimento e di preghiera, assistiamo alla celebrazione del battesimo comunitario dei bambini con il rito ortodosso. Continuando il cammino, visitiamo la chiesa di Santa Maria, icona della Madre di Dio, Fiedrovskaya. Veniamo accolti dal parroco ortodosso Padre Alexander, che ci spiega la chiesa e le diverse vicende attraversate. Durante il periodo bolscevico venne trasformata in una fabbrica e dove c'era la scritta «Qui si loda Dio» venne messa la scritta «Sia lodato il lavoro».
La voce di padre Alessander è piena di commozione quando sottolinea che nel periodo del comunismo a San Pietroburgo erano rimaste aperte solo 14 chiese. Oggi, per grazia di Dio, ne sono aperte 300. Allora, era un periodo davvero molto difficile, quando la gente abbandonava la chiesa, viveva senza la fede in Dio, però nonostante tutto, nonostante la chiusura delle chiese, c'era questo seme di fede in Dio che comunque dava i suoi frutti, e poi quando è arrivato il momento giusto questi frutti sono riapparsi e appunto la situazione è cambiata. Lei, accogliendoci nella parrocchia, chiaramente ci sta dicendo che è importante il dialogo, la conoscenza e poi la preghiera, chiedere a Dio questo dono per la piena unità. Ovviamente questo non è il nostro compito, per questo è il compito determinato da Gesù Cristo, che nel Vangelo ha detto che siano tutti uniti. Allora, la preghiera è una base fondamentale, però sicuramente questo non ci esonera dal compito di fare di tutto il possibile perché ci sia questa unità e comunione fra i cristiani. Salutiamo padre Alexander, lo ringraziamo con una stretta di mano, in segno di amicizia e di fraternità, convinti che il dialogo, la conoscenza reciproca e la preghiera sono la via del cammino ecumenico. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche, gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Con l'austero segno delle ceneri poste sul nostro capo, lo scorso mercoledì delle ceneri ci è stato rivolto l'invito: convertitevi e credete al Vangelo. È iniziata la Quaresima, il tempo di 40 giorni che ci separa dalla Pasqua. La Quaresima è un cammino, un pellegrinaggio dentro noi stessi, per arrivare a rispondere alle domande: chi sono, dove vado, come vivo. La Quaresima è un pellegrinaggio verso Dio, attratti dalla certezza del suo amore. È un passare dalla schiavitù del peccato, del vizio, dell'indolenza, alla libertà della grazia, della virtù. La Quaresima è anche un pellegrinaggio verso gli altri, verso i fratelli più deboli, più fragili. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima ci parla delle tentazioni a cui fu sottoposto Gesù. L'Evangelista Marco descrive bene l'episodio e l'ambiente in cui avvennero. Il deserto di Giuda, una regione brulla, arida, solitaria, con animali velenosi. Gesù si ritirò nel deserto a pregare e a digiunare per 40 giorni e 40 notti. Alla fine, stremato dalla fame e dalla sete, quindi in un momento di debolezza, di fragilità, fu avvicinato dal tentatore, da Satana, che sferrò contro di lui tre tentazioni. Gesù, per nulla intimorito, superò le tentazioni fidandosi di Dio e della sua parola, fino al punto che il diavolo lo lasciò. Non esiste santità senza tentazione. Nessuno di noi è esente dalle tentazioni a causa delle conseguenze del peccato originale. Nel cambiamento e nel combattimento spirituale il cristiano riesce a vincere se si fida di Dio, della sua parola, se prega, se fa penitenza. C'è bisogno allora di conversione, di cambiamento di mentalità, di stili di vita sbagliati. Questo è possibile. Gesù ce lo insegna e ci dona la forza per farlo. Il cammino quaresimale porta così a scoprire che l'amore di Dio è più grande del nostro peccato e del nostro limite, delle nostre sconfitte. È un cammino di fiducia,
per poter incontrare e sperimentare il suo infinito amore. La sorpresa più grande è che c'è il Signore Gesù che ci aspetta con le braccia aperte, crocifisso per amore nostro. È Lui la nostra forza per vincere ogni tentazione. Auguro a tutti voi, cari amici, un buon cammino quaresimale di ritorno a Dio e vi auguro una buona settimana nella pace e nella gioia del Signore.